Cari amici, scusate lo scarso o nullo preavviso. Io, se mi vedete che guardo da quella parte, è perché sto seguendo sul monitor i lavori di aula. Una rapida diretta per una rapida spolveratina di quello che i nostri amici chiamano odio e che invece è semplicemente consapevolezza. Vedo che siamo alle dichiarazioni di voto, vedo che parla il collega di Forza Italia, quindi seguiremo noi e poi seguiranno i 5 Stelle. Volevo fare con voi alcune rapidissime considerazioni sconsolate a margine del dibattito odierno, riprendendo il discorso di Molinari, che di tutti i discorsi fatti oggi forse è quello più incisivo, più appassionato, anche perché lo hanno lasciato parlare mentre Salvini non è stato lasciato parlare, che credo possa mettere in evidenza un dettaglio che non è un dettaglio, cioè alla fine non potevo che finire nella Lega, me ne rendo conto, perché la Lega ha una lunga storia che Molinari, che Riccardo ha giustamente rivendicato, di esperienze in cui ha detto prima cose di cui gli altri si sono accorti dopo, andando a ritroso, appunto la critica all'austerità, la critica all'unione monetaria, la valorizzazione del federalismo, tutte cose che sono state via via contestate all'epoca e su cui poi dopo tutti hanno dovuto convenire. Quindi io adesso faccio l'operazione opposta, invece di guardare indietro, io cerco di guardare che cosa succederà fra 10 anni. Sapete che non ho, diciamo così, vedendolo dall'esterno, sinceramente non avevo maturato un enorme giudizio di sfolgorante stima nei riguardi di Varoufakis, quindi potreste trovare strano che lo citi, però è un dato di fatto, serve a farlo capire ai piddini e a quelli un pochino de sinistra che lo hanno preso al loro idolo illo tempore e che adesso invece vedo che tendono a criticarlo con argomenti anche, secondo me, inconferenti. Se perfino lui, che all'epoca non mi sembrò una volpe, si rende conto, paventa il fatto che c'è un forte rischio che all'interno di questo piano di ripresa e di resilienza si annidi l'austerità, una nuova stagione di austerità, credo che tutti dovremmo porci delle domande. Nel documento che ho distribuito via Telegram spiego anche qual è il meccanismo. In aula non ho fatto in tempo a spiegarlo in 5 minuti al presidente Conte, ma lui ovviamente non voleva farselo spiegare, ma insomma, per dire, il meccanismo è abbastanza semplice. Questi soldi che ci vengono dati, se noi ne diamo altri, insomma, adesso non entro neanche nel discorso del netto, facciamo finta che siano solo 200 mila miliardi, 4 volte il PIL mondiale, tutto per noi, no? Però cosa dobbiamo fare per averlo? Dunque, per averli dobbiamo compilare un piano nazionale di ripresa e resilienza, che voi direte una cosa difficilissima e complicata, che paroloni, scrivere un altro piano. Riapro e richiudo una parentesi. Qui sono tutti liberisti, a partire dal Partito Democratico, ma tutti feticisti dei piani, cosa che neanche al tempo, non so, di Gromico, per chi se lo ricorda, in quelle lande c'era un simile feticismo del piano quinquennale. Ma insomma, vabbè, fatti loro.
compilare questi piani in realtà non è difficile, perché i piani li compili perché vengano accettati e già ti hanno detto che cosa devi fare se vuoi che il piano venga accettato. Devi fare, stranamente, guarda un po', quello che chiedono loro. Quello che chiedono loro dove? Quello che chiedono loro nelle raccomandazioni specifiche per paese che la Commissione emana ogni primavera. Nel documento che vi ho diffuso oggi sul canale Telegram ci sono anche i riferimenti puntuali e ci sono anche i link a queste raccomandazioni specifiche per paese. Il combinato disposto di quelle del 2020 e di quelle del 2019 ci chiariscono che già nel prossimo piano nazionale di ripresa e di resilienza bisognerà prevedere un calo della spesa pubblica in termini nominali, proseguire sulla strada delle riforme del sistema pensionistico per ridurre la spesa, quindi ovviamente non quota 100, che perfino per Cottarelli non è una spesa così drammatica e quindi non si capisce perché ci sia questo accanimento. Nota bene, fra l'altro, l'ho detto prima a un giornalista che ha avuto la bontà di intervistarmi, sempre il famoso piano di ripresa e di resilienza, più esattamente le raccomandazioni specifiche per paese, dicono che i provvedimenti di sostegno del reddito vanno bene, ma le pensioni vanno tagliate, cioè, diciamo, è evidente anche la matrice ideologica, non hanno voluto creare difficoltà ai 5 Stelle da fuori perché sanno che hanno gratitudine nei riguardi dei 5 Stelle, quindi non vogliono smontargli nelle raccomandazioni specifiche per paese il reddito di cittadinanza, perché i 5 Stelle hanno votato per von der Leyen. Al tempo stesso però vogliono continuare a creare un problema a noi per il discorso di quota 100, cioè è tutto così evidente, tutto così trasparente, tutto così squallido. Quindi il discorso sarà: se non fate come diciamo noi, i soldi non li otterrete, e come diciamo noi significa restare nell'ambito delle regole del patto di stabilità, tagliare la spesa. Il patto di stabilità adesso è sospeso naturalmente, ma bisogna restare nel suo alveo. Quando quella che in inglese si chiama General Escape Clause e in italiano viene tradotto come clausola generale di salvaguardia verrà disattivata, e quindi disattivando quella clausola rientreranno in funzione le regole del patto di stabilità, e a quel punto, come dire, sarà un po' complicato capire come gestire la situazione con le regole del debito e con le regole del deficit. Di questo nessuno, per esempio, parla, considerando che il pezzo degli aiuti composto da prestiti, e quindi aiuti che servono a fare nuovo debito, è stato drasticamente ridotto. Diciamo che questo oggettivamente concorre anche questo a farci pensare che una stagione dell'austerità potrà aprirsi. Vi faccio notare che nessuno ha chiarito quale sarà il criterio in base al quale si deciderà che l'emergenza è finita e che quindi rivalgono le vecchie regole. Nessuno, quasi nessuno, ha avuto il coraggio di dire che a emergenza finita le vecchie regole ce le dobbiamo dimenticare, perché sono quelle che hanno portato l'Eurozona ad essere il fanalino di coda della crescita mondiale. La decisione di far cessare in questo caso lo stato di emergenza sarà presa da chi è sovrano, perché come sapete sovrano è chi decide sullo stato di eccezione nella nota definizione di Schmitt, e decidere sullo stato di eccezione significa decidere che è iniziato lo stato di eccezione, ma significa anche decidere che è terminato lo stato di eccezione. Quindi avremo lì, nella decisione di terminare lo stato di eccezione, quindi di riapplicare il patto di stabilità e crescita, la plastica rappresentazione di chi sarà effettivamente sovrano in Europa, di chi comanderà. La decisione non è banale, perché se le cose vanno come si presuppone che andranno, noi ci troveremo l'anno prossimo con un PIL che sarà all'incirca a spanne il 10% sotto il PIL del 2008. Ora, proprio nei giorni in cui ci vengono a raccontare che questa volta è diverso, che sì, l'austerità era stata sbagliata, ma ora eccetera eccetera. Sì, l'austerità era stata sbagliata, noi l'abbiamo fatta, è stato mandato qui un volenteroso carnefice a farla,
d'accordo? E allora nel momento in cui ci dite che è sbagliata, e ci dite che quindi che ci avete danneggiato, perché avete danneggiato anche noi, non solo la Grecia, in Grecia diciamo si rasenta il genocidio, ma anche qui i danni ci sono stati, perché se voi vi vedete quello che è successo in Italia su scala secolare, non si è mai vista una recessione simile da nessuna parte, per essere stati bravi, per aver seguito le regole. E allora adesso però ci dovete permettere di almeno di recuperare rispetto al danno che ci avete fatto. Cioè, se io fossi Giuseppi, non ho avuto modo di dirglielo oggi, ma non mancherà occasione di farlo, direi che lui in Europa deve andare a dire sì sì, tutto bello, bella boiserie, bello il lavoro, no? Come il Marchese del Grillo, ma per l'Italia sappiate che lo stato di emergenza finisce quando il PIL torna al livello del 2008. Attenzione, quando il PIL torna al livello del 2008 non significa che siamo ripartiti, no? Significa, perché siccome ci tornerà secondo me nel 2030, che avremo perso 22 anni, saremo comunque stati danneggiati, Questa perdita di PIL sono i bambini che non sono nati nelle statistiche dell'Istat, le famiglie che hanno dovuto recidere i loro legami, si sono dovute disperdere in una nuova diaspora, che adesso i mezzi di propaganda cercano di valorizzare positivamente. C'è anche una simpatica trasmissione che ti fa capire che se sei un expat sei tanto figo, ma per carità, se uno è figo può anche esserlo a casa sua, nulla lo vieta, come d'altra parte se uno è un expat può anche essere sfigato. Cioè, voglio dire, ma perché le indicazioni dei modelli culturali che ci vengono propinate sono sempre stranamente così allineate rispetto a certi modelli economici che abbiamo adottato più o meno consapevolmente, più o meno democraticamente, e che hanno come esito naturale quello che da qui a molti è convenuto o sono stati costretti a scappare? E insomma, c'è un discorso molto lungo da fare sulle responsabilità anche del sistema dei media, del sistema più in generale della produzione culturale, che ovviamente esce, almeno credo, da questa crisi con una rinnovata consapevolezza di alcune dinamiche, perché purtroppo è stato toccato molto gravemente, e vale credo per tutti, e quindi anche per chi lavora in quel settore, il fatto che la crisi è la migliore delle pedagoghe. Immaginiamoci come sarà fra 10 anni, quando vedremo che non avremo potuto fare tante cose perché siamo entrati in un patto che, illudendoci di darci tante possibilità, in realtà ci toglieva un diritto fondamentale, quello di decidere a casa nostra. L'aspetto più desolante del dibattito odierno, andatelo a vedere nel resoconto in corso di seduta, è che per i miei colleghi è assolutamente normale, anzi auspicabile, che gli italiani non decidano a casa loro. Cioè, danno a se stessi, i miei colleghi in questo senso politici, non gli economisti, ma insomma, gli economisti, capitolo archiviato da tempo, danno a se stessi dei cialtroni pur di giustificare l'ingerenza estera nella politica italiana. Tutto questo poi, paradossalmente, mentre si riempiono di bocche con la bocca di parole come sussidiarietà, cioè il principio che consiste nell'avvicinare la politica al livello di governo più possibilmente vicino ai cittadini, ma capite bene che fra questo neocentralismo che vuole che la Commissione europea decida se darci soldi e ci dica che cosa farci da Bruxelles, e la sussidiarietà di cui i trattati europei si ammantano, c'è una ovvia contraddizione, no? Ma questa contraddizione non interessa a nessuno, come pure non interessa a nessuno il fatto di dire: tu sei un politico, sei rappresentante dei cittadini, prenditi le tue responsabilità. Cioè, di fatto, qui purtroppo c'è un problema, ed è un problema che chi mi seguiva prima e chi mi segue ora sa bene, ed è la profonda regressione culturale del grillismo, di cui voi adesso avete capito la natura truffaldina, e avete capito che trappola vi ha teso è quella di togliere a voi la possibilità di incidere sul vostro futuro, perché di fatto vi ha fatto capire che la cinghia di trasmissione fra voi e l'amministrazione dello Stato, che è la politica eletta, i rappresentanti, d'accordo, questi qui, che saremmo anche noi, era necessariamente inefficiente. Quindi
morale della favola, voi siete stati espropriati del vostro potere di essere rappresentati politicamente da chi vi ha raccontato la canzoncina de politica, che oggi era elegantissima, ma questo è un altro discorso. E come poniamo rimedio a questa cosa? Con tanta, tanta pazienza, ricordandoci di chi ha detto cosa, perché in questi giorni è stata detta una quantità di fregnacce enormi che verranno spazzate via dall'evidenza dei fatti con molta rapidità, ma noi dobbiamo ricordarci chi ha detto cosa, perché vedete, nel discorso che faceva prima Riccardo, c'è una cosa che mi colpisce, cioè effettivamente qualcuno ci vede prima degli altri e ne lascia anche testimonianza, ma è come se esistesse una resistenza in alcuni ceti sociali e anche in alcune categorie a considerare il fatto che qualcuno vede prima quello che succede dopo come un'opportunità. Perché se quando banalmente vi dissi che in Finlandia c'era un problema quando i finlandesi abbaiavano di voler ipotecare il Partenone, no? Secondo me, anche banalmente a livello di investitori o di persone che prendono decisioni sui mercati, poi, quando il problema che ho evidenziato nel 2012 è esploso nel 2014, magari qualcuno avrà potuto pensare, ma questo c'ha delle categorie che gli permettono di... Allora, per esempio, in questi giorni Rutte ha abbaiato a modo suo, tutti hanno fatto caso al tema della dinamica politica, del ciclo politico, no? Ci sono le elezioni, deve mostrare i muscoli perché altrimenti Wilders si taglia l'erba sotto i piedi, e questo è un pezzo del problema, ma ci sono anche altri pezzi del problema. Voi lo sapete, per esempio, che in Olanda il rapporto fra debito delle famiglie e reddito netto delle famiglie è al 254%, mentre in Italia è al 70%. Sapete che l'Olanda ha una percentuale di famiglie fortemente indebitate con mutui ipotecari, dove c'è stata una crescita dei prezzi delle case, ma tutte quelle famiglie sono fortemente esposte, perché nel caso in cui ci sia una caduta del prezzo delle abitazioni, rischiano di trovarsi con il mutuo, come si dice, underwater, sott'acqua, cioè di avere preso un prestito superiore al valore dell'immobile che possono portare a garanzia. Sapete che la banca centrale olandese ha fatto a novembre scorso la valutazione che c'era un rischio intrinseco nel sistema bancario olandese per questo motivo, e che quindi ha disposto che venissero accantonati all'ingrosso 3 miliardi, che per quel paese non sono pochi, per garantire contro questo tipo di rischio. Allora, sapete, di solito quando uno abbaia anziché parlare, lo si vede anche in aula, lo vedete anche in televisione, è perché ha paura di qualcosa, paura che si scopra che è un fregnacciaro, o paura che il mondo e il sistema di valori in cui vive crolla. Non vorrei che dovessimo parlare fra 2 anni dell'Olanda negli stessi termini in cui poi abbiamo parlato nel 2014 della Finlandia, avendo io 2 anni prima benedetto dal mio libro la Finlandia, dicendo che ovviamente sarebbe saltata per aria. Il caso dell'Olanda è molto diverso, non è un paese così periferico, è un paese troppo funzionale al sistema di potere, diciamo, egemone, che sappiamo qual è. Quindi, per carità, la politica sicuramente può fare miracoli. Resta il fatto che quello è un paese che aveva 4 banche e ne ha dovute nazionalizzare 3, per cui ha una lunga storia di insuccessi bancari, e questo secondo me anche spiega il perché di un certo nervosismo dei cittadini, nervosismo dei cittadini, perché se mi dicono che Rutte è stato accolto a casa sua da insulti, dicendo, di gente che lo accusava di aver venduto il paese, eccetera eccetera, ma io, diciamo, lo capisco, è normale, perché se tu per decenni alimenti una favola secondo cui la colpa è di quelli del sud, come vi spiegai nel 2012 nel tramonto dell'euro, poi tu non puoi deflettere qualsiasi cosa tu faccia, anche molto
scaltra mercantilistica, un po' levantina come questo accordo dove loro si sono riusciti a fare un sacco di sconti. Quando torni a casa comunque ti insultano, perché tu basta che parli con un italiano e sei un nemico del popolo, dal momento che per decenni hai raccontato al tuo popolo che gli italiani erano dei malfattori e che quindi non bisognava assolutamente venire a patti con loro. Vabbè, sono tutte cose che sappiamo. Noi sappiamo, ecco, allora l'altro giorno ho concluso spiegandovi che noi abbiamo un unico alleato che è, diciamo, la verità dei fatti. Ve lo confermo, secondo me questo è un alleato importante, un alleato anche scomodo, vi ricordo, da maneggiare. Secondo me non conviene più di tanto utilizzarlo, è un'arma a fine di mondo. Abbiamo anche la consapevolezza. Siccome ci vuole molta pazienza, quando vi trovate in discussioni, assistete a dibattiti come quello cui ho dovuto assistere io oggi, voi tutti mi dite come fai a stare così calmo. Io sto così calmo perché so come andrà a finire. E quindi chi mi sta di fronte non mi fa rabbia, mi fa pietà, perché non sa. Magari la rabbia potrebbe farmela se avessi l'energia per farmela venire. Chi continua ad alimentare un sistema di informazioni pesantemente manipolato. Ma noi abbiamo anche la fortuna di poterci ogni tanto intrattenere così. Vedo che sta, diciamo, finendo la dichiarazione di voto dei profughi e, visto che sono qui, vado in aula a fare il mio dovere. Mi raccomando, verità e consapevolezza sono i nostri due alleati. E vi esorto a giovarvene per mantenere una serenità di spirito. Non vale la pena di litigare con persone che possono solo promuovere, per quanto esse siano nefaste e nocive, la nostra pietà.